Siamo nell'immediato prepartita di questa sfida che promette di regalare veramente un grande spettacolo, e se non volete perdere nemmeno un istante, ovviamente, rimanete con noi. Rimanete con noi, amici da casa, è una grande sfida questa. È una serata ideale per una partita di calcio, si gioca sotto un cielo sgombro da nubi. I tifosi stanno davvero facendo sentire tutto il loro supporto. Adesso tocca alle squadre. Pierluigi Pardo e Lele Adani prontissimi a raccontarvi questo match. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A Team. Si affrontano Monza e Inter. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. Vediamo con l'aiuto della grafica l'11 di partenza. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di questi esterni di centrocampo che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo partita in corso. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. Sommer tra i pali. Attenzione qui, importante. 1-0, partenza aggressiva e il gol è già arrivato. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Daniel Maldini. Pedro Pereira. Pessina. Si avvicina all'area. Muovono bene il pallone a caccia del varco giusto. Barella. Lautaro. Çalhanoğlu. Marcus Thuram. Riconquista un pallone importante. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Guadagna metri. Riconquista palla. Ottima lettura. La mette nel mezzo. Ottima. Fischia l'arbitro e assegna il rigore. Arriva ovviamente anche il cartellino, il provvedimento disciplinare oltre al rigore. Hanno a disposizione il rigore del pareggio. Rigore trasformato con freddezza. Rivediamola questa trasformazione dagli 11 metri. Ha aspettato che il portiere si muovesse e ha messo la palla dall'altra parte. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Çalhanoğlu. Palla Dumfries. Barella. Thuram. Può colpire da lì. Pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol. Da questa inquadratura possiamo apprezzare meglio la sua abilità nello sfuggire la marcatura e poi battere a rete. Un gran gol. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Juric. Riceve Daniel Maldini. Pessina. Riconquistano il pallone. Marcus Thuram.
Palla per Lautaro. Çalhanoğlu. Si supera qui il portiere. Occhio al traversone. Palla messa giù bene, ma occhio al pressing. Decisiva la deviazione del difensore che tocca il pallone, inganna il portiere. Il replay conferma che in effetti c'è stata una deviazione sulla conclusione da cui è scaturito il gol. Portiere sfortunato nella circostanza, non poteva farci nulla. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Marcus Thuram. Intervento decisivo. È in buona posizione. Juric. Riceve Daniel Maldini. Capisce tutto e recupera un pallone complicato. Zielinski. Attenzione, pericolo. Ecco il gol di Lautaro. Per chi se lo fosse perso, questo è il gol di prima. Onestamente era difficile sbagliare da quella distanza, ma ha mantenuto la giusta freddezza per battere il portiere. Si ricomincia, la sola squadra in campo, Inter dominante fino a questo momento. Si andrà avanti ancora per un minuto. L'arbitro fischia e mette fine alla prima metà di questo incontro. Fin qui è stato autore di una buona gara, o no? Immarcabile in questo match. Portiere e difesa avranno gli incubi stanotte. I gol segnati non dicono tutto della sua prestazione. Un fenomeno. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Lautaro. Si riparte con la punizione per l'Inter. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Barella. C'è spazio, attenzione. Gol annullato, una chiamata al limite, ma forse il fuorigioco c'era. Sì, anche se protestano dalla panchina, era leggermente oltre l'ultimo difensore. Gagliardini. Juric.
taglia verso il centro. L'arbitro non ha dubbi, è dunque fuori gioco. Non una buona lettura qui. Ha aspettato la palla praticamente immobile e per la difesa diventa un gioco da ragazzi a scappare in avanti e far scattare il fuorigioco. Barella. Palla Dumfries. Barella. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Caprari. Pallone perso questo, possesso regalato. Francesco Acerbi. Marcus Thuram. Barella. Carboni. Ottimo recupero di Dumfries. Zielinski. Alza la parabola per sorprendere la difesa. Azione che poteva essere pericolosa. Dumfries. Pavard. Palla consegnata a Barella. Occhio al contropiede qui. Dumfries. La mette in area di rigore. Lautaro Martinez può segnare da lì. Occhio alla deviazione, c'è il palo. La legge bene Izzo che allontana. Hakan Çalhanoğlu. Ancora 3 minuti da giocare. Ottima lettura difensiva. Juric. Usa bene il fisico qui. C'è spazio per andare. Juric. Ribatte il difensore. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Beh, ci sono sconfitte e sconfitte, questa fa particolarmente male, eh? E non solo per le dimensioni, ma anche e soprattutto per l'atteggiamento, troppo passivo, no, non va bene. Prestazione favolosa di Marcus Thuram quest'oggi, grande partita la sua. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pier. Mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi, per la sua prestazione.